Nella finzione, l'ESP, il viaggio nel tempo e il teletrasporto sono archi narrativi frequenti. È un concetto affascinante, soprattutto perché i fisici sostengono che sono teoricamente possibili. La maggior parte delle volte, tuttavia, la verità è più incredibile della finzione. Prendiamo ad esempio l'incidente di Moberly Jourdain, dove due donne, Charlotte Annie Moberly ed Eleanor Jourdain, affermarono di aver viaggiato nel tempo mentre visitarono la reggia di Versailles nel 1901. La storia racconta che, dopo essersi perse attraverso i giardini della reggia fino al Petit Trianon, le due donne notarono che tutto sembrava fuori dall'ordinario, come se stavano vivendo all'interno di un quadro vivente. Affermarono di essersi imbattute in Maria Antonietta, raccontando di aver vissuto un incubo o addirittura di aver viaggiato nel tempo fino al XVIII secolo. Sebbene l'incidente fosse stato ripetutamente smentito ed etichettato come una bufala, ancora oggi molti sostengono che la vicenda era più reale di quanto si ipotizzava. Quindi, mentre l'incidente di Moberly Jourdain rimane una delle leggende soprannaturali più conosciute, anni prima c'era stato un altro misterioso caso di un soldato spagnolo, certo Gil Pérez, che presumibilmente si teletrasportò nel XVI secolo, da Manila in Messico. Gil Pérez era un soldato spagnolo durante il periodo del dominio spagnolo nelle Filippine. Come membro della Guardia Civile lavorò come guardia di palazzo per il Governador General. Un giorno, tuttavia, nell'ottobre del 1593, il settimo generale, Governador Gómez Pérez das Mariñas, fu assassinato dai pirati cinesi durante una spedizione nelle Molucche. La morte di Das Mariñas rese il momento carico di ansia, considerando che non si era ancora deciso un successore. Con condizioni così tese, Pérez stava sorvegliando il palazzo, quando, secondo quanto riferito, cominciò a sentirsi stordito ed esausto. Poi si appoggiò al muro e si appisolò per qualche secondo. Ma quando aprì gli occhi, capì di trovarsi in un posto completamente diverso. Quando chiese a un passante dove fosse, gli venne risposto che si trovava in Plaza Mayor a Città del Messico. Ben presto le guardie in Nuova Spagna seppero di Pérez grazie alle sue affermazioni. Fu portato dalle autorità, tra cui il viceré della Nuova Spagna, Luis de Velasco. Sebbene comprensibilmente scioccato, Pérez riuscì a rispondere a tutte le loro domande in modo molto dettagliato, incluso l'assassinio di Das Mariñas, che poiché era accaduto solo la notte prima, non sarebbe stato provato fino a mesi dopo. Il viceré non fu abbastanza convinto dalle spiegazioni di Pérez, perciò venne il momento di coinvolgere i funzionari religiosi. Fu consegnato al Sant'Uffizio dell'Inquisizione, comunemente noto come Inquisizione Spagnola, per ulteriori interrogatori. Dal Messico fu portato a Santo Domingo nei Caraibi, dove fu messo in prigione per diserzione e per essere un servo del diavolo. Come soldato leale e decorato, Pérez subì il tutto con calma e cercò di collaborare con le autorità. Si diceva anche che preferisse essere imprigionato piuttosto che combattere gli uomini della giungla delle Filippine. Alla fine si scoprì che era un devoto cristiano e grazie alla sua buona condotta non fu accusato di alcun crimine. Ma ancora le autorità non sapevano cosa fare a causa di questa insolita situazione e lo tennero imprigionato fino a quando non presero una decisione definitiva. Un giorno un galeone spagnolo arrivò ad Acapulco per rivelare che tutte le affermazioni di Pérez sul Governador General erano vere. Fu richiamato in Messico, dove alcuni dei passeggeri lo riconobbero persino come guardia del palazzo. Fu così liberato e rimandato sulla nave successiva a Manila. Da allora la storia di Pérez è diventata leggenda. È stata raccontata in libri e storie da diversi autori, tra cui il folclorista americano Thomas Hellebone Jenvier, Washington Irving, Luis González Obregón,
Gaspar de San Agustín, Antonio de Morga e persino José Rizal. La storia può sembrare inverosimile, ma secoli dopo studiosi e storici stanno ancora cercando di trovare una spiegazione plausibile. Intorno all'800 a.C., prima dell'ascesa dell'impero azzeco, un popolo del Messico meridionale costruì questa meravigliosa città. Chi fosse questa società, tuttavia, rimane ancora un mistero. La città è rimasta perduta per secoli, nascosta dalla giungla tropicale, fino a quando non è stata scoperta da un funzionario governativo. El Tain, un affascinante sito archeologico situato nello stato di Veracruz, in Messico, offre uno sguardo interessante sull'antica civiltà che un tempo prosperava nella regione. Riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, El Tain affascina i visitatori con le sue imponenti strutture architettoniche. Le opere d'arte finemente intagliate e il profondo significato culturale. Culturalmente e storicamente ci sono una serie di aspetti accattivanti di questa antica città che custodiscono l'eredità dell'enigmatico popolo che un tempo l'abitava. El Tain fiorì tra il 600 e il 1200 d.C. Si ritiene che sia stato un importante centro urbano che fungeva da capitale della civiltà totonaca. Conosciuta per la sua architettura avanzata, l'espressione artistica e rituali cerimoniali, la città ha svolto un ruolo fondamentale nella vita culturale e religiosa della regione. El Tain è rinomata per le sue imponenti strutture architettoniche, in particolare le piramidi e i campi da gioco. La piramide delle Nicchie è una delle strutture più famose, ornata da 365 nicchie scolpite, che si ritiene rappresentino i giorni dell'anno e che probabilmente erano dipinte o contenevano ceramiche e sculture. L'eccezionale acustica del campo da gioco ha lasciato perplessi gli archeologi, suggerendo venisse anche utilizzato per cerimonie e rituali religiosi. Una delle caratteristiche più intriganti di El Tain è la sua associazione con il culto del Totonac, del dio tuono, noto come Tain, che si traduce in tuono o fulmine. Il nome stesso della città rende omaggio a questa divinità. Si ritiene che i rituali che coinvolgevano la cerimonia del Volador, con ballerini sospesi da corde che scendevano da un palo di 20 metri, venissero eseguiti in onore del dio, in cerca di protezione e fertilità. Ad El Tain sono state rinvenute numerose sculture in pietra che ritraggono varie divinità e creature mitologiche. Serpenti, giaguari ed esseri mitologici che rappresentano il mondo mistico in cui credevano i Totonachi. Nonostante le approfondite ricerche archeologiche, l'improvviso declino e l'abbandono di El Tain continuano ad essere oggetto di mistero. Storici e archeologi ipotizzano che fattori ambientali, conflitti interni o cambiamenti culturali possono aver contribuito all'eventuale abbandono del sito. Tuttavia la causa esatta rimane sconosciuta, aumentando il mistero che circonda El Tain. Nonostante sia stato riconosciuto nel 1992 come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, El Tain rimane relativamente poco conosciuto a molte persone al di fuori del Messico, con il risultato di un minore afflusso di turisti rispetto ad altri famosi siti mesoamericani come Chichen Itza e Teotihuacan. El Tain, con le sue maestose strutture, il ricco simbolismo mitologico e l'intricato patrimonio culturale,
è una testimonianza della grandezza della civiltà totonaca. I suoi misteri continuano ad affascinare sia gli storici che i turisti, ispirandoci ad esplorare la profondità della storia antica e le straordinarie civiltà che hanno plasmato il nostro pianeta. Una visita a El Tain ci porta in un affascinante viaggio nel tempo, che ci permette di apprezzare e ammirare le conquiste architettoniche, artistiche e culturali di questo misterioso popolo.